Bella per tutti e bentornati sul canale di Lili e io sono Alessandro. Allora, lui è Alessandro, io sono Titi Lili, se non si è capito. Beh, insomma, lei è Alessandro, io Titi Lili forse. Io Alessandro. Ma lei è Alessandro. Comunque, prima di sapere qualsiasi cosa deve fare. Ma proprio qualsiasi, eh? Qualsiasi. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, condividete, lasciate un like, commentate. Attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Bravissimo. Oh, quindi fate tutte queste cose. Per favore, facci conoscere. Allora, se no io non faccio più video. Se non ci fate conoscere un attimino, io video non faccio più, Video cucina, la faccio più, io fa video su video. E ancora video, tant'è che ogni tanto sarta. Poverino. Perché un po' mi dimentico, un po' me va, un po' ho problemi con registrare le cose, mi salta tutto, sì. Devo ricominciare. Allora, questo, i PC stanno male, i cose stanno male, i telefoni stanno male, ma se non abbiamo i soldi non possiamo comprare niente. Di allora, conseguenza aiutateci, per favore. Allora, parliamone. Siamo su New World, il nuovo MMORPG online. Che abbiamo provato a registrare almeno 5 volte. E questo è il discorso. Questo gioco ci ha avuto dei problemi. Abbiamo fatto dei vari tentativi. Purtroppo potete beccare a grafica bassa. Sì. Ma non perché il computer non gliela fa con la grafica del gioco, ma se pompo la grafica del gioco, non gliela fa registrare. Comincia a scattare tutto. Infatti no. E fa ma a storia dell'altra volta, un'ora di registrazione buttata. Abbiamo fatto un sacco di video. Qual è la cosa più brutta, purtroppo? È che vi siete, tra virgolette, persi le reazioni oneste, spontanee della prima volta che vedevamo le cose. Sì. Allora, io sono sincero, ve lo dico, ce l'avevamo già un personaggio, andiamo a vedere, andiamo avanti, continua qui. Sì, questa è la quinta, sesta, decima volta. Il personaggio ce l'avevamo di livello 6. Ora io creerò un nuovo personaggio su un altro server tedesco, russo, non lo so, dove mo fa, solo per farvi vedere dove siamo arrivati con questo. Dopodiché quello lo frullo via e continuiamo con questo qui. Quindi sì, ciò che troveremo con quel personaggio, amen, ciccia, non lo state a vedere, è solo per farvi vedere l'incipit, quindi filmato iniziale del gioco e la parte iniziale fino a dove siamo arrivati. Quindi prossimi video poi ci sarà qui Diego da Rocca. Allora, creo personaggio, devo andare su qualche altra cosa. Io cerco qualcosa che sia popolazione bassa. Allora, per chi conosce World of Warcraft, allora, noi veniamo da World of Warcraft, WoW. WoW. Io vi faccio notare qui come sono diventati tutti alti, tutti rossi. Un botto di gente si è riversata dai vari MMO, compreso WoW, su questo. Allora, è molto interessante. È carino, è interessante e c'ha è molto delle bella peculiarità la diverse dai classici. Vabbè, io mi butto su. A me, io che non sono una giocatrice, ogni tanto gioco, mi è piaciuto veramente tantissimo la grafica. Interessante sì, il modo in cui propone il gioco. Così potete vedere insieme a noi. Ah, però vista solo 12 volte. Guardate la grafica. Mi sbaglio, c'era la pantera. Sì, c'era un sorsino. Guardate, se non sembra un film. Un rattosauro, cioè. Penso che più mi è piaciuto di questo è mio. Guardate i vestiti, come veramente sembra un film. Le storie che hai sentito non raccontano tutta la verità. L'isola è davvero un luogo leggendario. Ce l'ha potere e anche immense ricchezze. Ma quelli che sono andati prima di te sono semplicemente svaniti. Sono andati. E di loro non si sono mai più avute notizie. Ho visto l'orrore, la follia che si è impossessata dell'equipaggio. Andava oltre qualsiasi malvagità si fosse mai vista. Come sopravvissi, non saprei dire. Guardate
Il contenuto di questa scatola non è di questo mondo. Ti guiderà al suo luogo di origine, ovunque sia e qualunque cosa possa essere. Va dunque, capitano. Segui la tua rotta e il tuo destino. Dirò una preghiera per le anime del tuo equipaggio. Ed eccoci che si entra nella creazione del personaggio. Lo dico famo random, quello che esce, esce. Sì. Tanto non lo dobbiamo portare avanti. Quindi. Una signorina. Sembra una donna, ma non lo è. O non si può dire. Sarà. Questo gioco può essere qualunque cosa. Può essere c'è per i baffi, ma se c'è. Non è una donna. Oh, allora. E fai una donna, non è comunque, pur stando con grafica tutta bassa, minimo, proprio spento tutto. Si vede bene. È abbastanza dai. Sufficientemente. Quindi mettermi i baffoni però. È una donna. E quindi i baffi più piccoli. Ma dai. Vuoi fare maschio? Fai maschietto, dai. Può fare così. Vabbè, fammo la donna, a me che mi frega tanto per quello che durerà. Colore dei capelli? Facciamo. Ma come fa? Bionda? I capelli verdi? Sì. Marrone? Roscia? No, roscia no. Un verde? Vabbè, tanto durerà sto video. Vai. Sì, è solo per fare questo video. Oh, come la chiamiamo? Lily Coscia Lunga. Scriviamo durerà un solo video. Ah, non c'entra, perché però durerà un solo, durerà il nome è un no, solo il primo sole dura contrario il sole che dura sole dura. Ma il nome qual è? Dura o sole? E comunque poi... c'è qualcuno che l'ha già hai visto? Si chiama qualcuno... Todolina. Mette Todolina. Anche la nostra figliolina. C'è qualcuno che chiama. Ma dai! Soletta. Soletta va bene. Sì. Vado. Non è una solla, è il soletta. Quindi 3, 2, 1, andiamo. Andiamo. Allora, da qui in avanti non potrei più modificare, ma va benissimo. Ok. Ma c'è gli occhi strano. Solo orelli c'è strani? Capitana. Ah, lei è la capitana, è vero. Capitana è quell'altro, la scatola che sa reggeva da. Ah, è vero, della parte. Adesso vediamo quando arriviamo dall'altra parte. Che fai, ironia? Mi ti aspetto. Abbiamo una persona e c'è con tutto che. Ci abbiamo la coda. Già stiamo entrando. All'inizio io mi hanno fatto il personaggio sul server che mo è chiuso. Dove ci saranno riversati tutti gli italiani, ma tra una prova e un'altra. Cancella rientra, esci rientra, esce, l'hanno chiuso, non ci sono potuto più rientrare. Però c'è una coda infinita. Quando... Sì, no, più di 1000 persone. Sì. Tutto bello, però insomma. Ok. Ecco. Vabbè, ci muoviamo con WASD della tastiera. Non vede, cioè, non ha un riconoscimento dei controller sotto gioco. Mm-hmm. Ma lo vede, cioè, se tu colleghi il joypad, lui comunque lo vede, qualcosa, il movimento funziona, i tasti. Questa funziona parole. Con WASD, quindi, la WASD, la doppio S, WASD. La... Salve. Iniziamo alla. Allora vedrete. Dai figliola. Che i combattimenti sono più dinamici. Non sono i classici di un MMO, tasto destro su un personaggio, lo locchi, comincia a castare, comincia a me no, qui devi proprio parare, attaccare, schivare. Un po' alla Dark Souls per capirci. Avvicinati.
Il tuo capitano ha bisogno di te. C'è qualcosa che non va. Non mi sento bene. Mori, per quanto mi riguarda. Quella dannata tempesta. Che cosa diavolo è stato? Ma dove è finita la mia scatola? Mi serve la mia scatola! L'hai presa tu? Cane rognoso! Stavo un attimo a svarvolare. Sotto sono una donna, appunto, mio, quindi elimini cagna rognosa. Due. Ma che poi? Qualcosa non quadra. Ci ero andato così vicino. Non è giusto. Cosa mi succede? Non posso morire. È un... Non così. La transizione tra la vita e ci siamo visti. Vai a cantare con l'angioletti. Sei short. Ok, raccogliamo. Il contab ti dice: hai l'inventario, ciò che prendi tu lo puoi prendere e lo trascini e lo mettiamo. Andremo abbastanza spediti perché tutto sommato lo conosciamo ormai. Allora, col numero 3 della tastiera abbiamo bloccato il cibo, quindi mangiamo e recuperiamo un po' di vita. E mo' andiamo avanti. Con lo spazio fa dei salti in mondi. Eppure questo non è male, dai, nell'altro gioco... La cosa carina è che si arrampica, mo' vi faccio vedere tra un po'. Salve! Parato. È potente però. Corro. Ma le scatole? Che c'è lì dentro? No, è probabilmente tutto quanto. Ah, è vero. È solo tutorialoso questo. È il pre-tutorial. Perché poi ci sarà una serie di missioni che sono tutorial. Questa è ancora prima. Salve, il fatto che si può anche rompicare, fare salti. No. Allora, normalmente arrivi qui, se premi, si arrampica proprio. Se salti, fa le capriole. Carina sta interazione, un po' più action. Ciao. Ok, con K andiamo a fare i miglioramenti delle armi, perché in questo gioco tu non hai una classe, ma tu sei quello, cioè tu sei l'arma che usi. In questo caso se usi spada e scudo puoi essere un combattente. Guerrero, che fa danno, ad esempio come questa, la lama rotante che fa danno a tutti quanti è, o diciamo una sorta, cominci a fare il ramo dei tank, questa sarebbe la carica con lo scudo, ad esempio. Però io mi trovo meglio per ora a prendere qui attacco rotante, che lo mette su qui. Usa un po' dei tasti, questo sì. Okay. Infatti per me sarà un po' difficile perché non sono tanto brava con i tasti, sono più abituata a usare il mouse, siccome ho deciso che anch'io lo voglio fare uno più in là. Eccoci. Mi è piaciuto veramente tanto. Benvenuti su New York. Questo è il gabbiano malato. Gabbiano pazzo. Gabbiano che dobbiamo andare a investigare. In alto adesso se vedete. Salve. Attento al capitano, mio capitano. Si è acceso. Questo è il suo spirito che non è ancora passato. Ora, alla di là. Ora so cos'è il vero potere. Lei li attacca nelle gambe. No. Non ci ha provato. Ma anche meno, un bel po' esagerata come reazione. Ok, quindi quello che vi stavo dicendo, tu più usi un'arma più prendi punti e abilità e aumenti le statistiche usando quell'arma lì, al che se tu a un certo punto però vuoi cambiare
Opota, fino a ieri ha fatto spada e scudo, poi diventa arciere. Mm-hmm. Eccoci nel mondo, un po' scarno. Poi diventa mago. A causa di purtroppo della grafica bassa, un po' così così, però. Fidatevi che ci sono giochi che si vedrebbero peggio. Sì, questo è vero. Altrimenti non potevo registrare. Mm-hmm. Noi ce la giocheremo un po' più. Sì, quando non registreremo giocheremo con qualità più... Sì, anche perché non sto andando avanti perché dovevo registrare sto benedetto primo video. Vorrei vedere un attimo come gioco andando avanti. Salve. Hai fatto un bel bagno, eh? Beh, sempre meglio del resto del tuo equipaggio. Chi sei? Mi chiamo Lynch. Vengo dall'insediamento di Prima Luce. Volevo valutare l'impatto della tempesta che ha distrutto la tua nave. Vediamo Soletta. Piacere di conoscerti, nonostante le circostanze non siano così piacevoli. No, sì, così spiacevoli. E ci dà come portiamo a termine la missione un paio di stivali, esperienza e gold. E ho pure livellato. Ormai il tuo paese devi dimenticartelo. Ecco. Adesso è questa la tua casa, Eternum. Un'isola di litorali insidiosi e ricordi perduti. Molto diversa dal vecchio mondo. Che cosa rende Eternum così speciale? La morte stessa è diversa qui. È come una creatura puntigliosa. A te non è successo niente. Ma il tuo equipaggio e quelli delle altre navi non sono stati così fortunati. Meglio a loro che a noi. Buttare lì così. Vagheranno per la spiaggia come annegati senza anima. La cosa giusta da fare sarebbe donare loro il riposo eterno. Che babbo questo è per esempio, questo è un mago. Se lo facessi tu. Dopo a noi, va bene, accettiamo la missione. Allora, innanzitutto andiamo, spostiamoci un secondo, andiamo nell'inventario. Ci hanno dato lo stivalozzo. Ecco qua, bello, siamo proprio carucci. Dopodiché con K, ecco qui, abbiamo da distribuire due punti disponibili, le statistiche. Allora, come vedete, vicino a ogni statistica ci sono dei simboli di arma. Quindi se noi ad esempio volessimo usare spada e scudo, dice in proporzione, le statistiche da migliorare sarebbero la forza e la destrezza. Quindi, visto che per ora stiamo così, un punto qua. Abbiamo fatto, usciamo da qui. Ok, vedete sopra una sorta di bussola? Ecco, puntiamo verso il numero uno che sarebbe la quest. Andiamo dritti, dobbiamo uccidere tre zompi. Il zompino. Come ti chiami te? Sheshu. Shushu. Sarà un brasiliano. La sarciccia si chiama, sarciccia. Non è calato? Sì. Scoprendo zone nuove. Non è vero, come gli altri giochi. Ok, e uno l'ha marchiviato. Lo marchivia quest'altro. Più avanti ci sono. Salve, messere. Sì, come dici tu. Vai. Ok. Questo ne sono due. Abbiamo fatto queste, quindi dobbiamo ritornare dalla tipa. Ah, solo tre erano? Sì, all'inizio solo tre. L'ho detto, andiamo spediti perché ormai li conosco. La prima volta abbiamo fatto le cose con più calma, era durato tipo un'ora e qualcosa il video. Spero di farlo durare un po' di meno questo, in modo tale che Tanto già sappiamo cosa dobbiamo fare. E poi la prossima volta porteremo avanti il personaggio che abbiamo fatto. Eccovi. Corro di guardia. Ho messo. So che non è stato un compito piacevole, ma era la cosa giusta da fare. Aiuta anche a proteggere l'insediamento di Prima Luce. A volte gli annegati si mettono a girovagare. Porta a termine la missione. Livello 3. Scusa, ho dimenticato le buone maniere. Brava. Probabilmente sarai a pezzi e avrai freddo e fame dopo quello che hai passato. Mamma, ma la caderò. Non c'è bisogno di fare i duri. Devi imparare a sopravvivere qui fuori. Raccogli della selce e del legno e crea un coltello da spogliatura presso il falò. Va bene. Allora, intanto andiamo qui. Prendiamo i pantaloni e direi che ci mettiamo. Un po' più caruccio. Già un po' meglio. Dopodiché... Andiamo a fare un po' di... La selce l'avevamo raccolta prima per sbaglio, no? Dobbiamo soltanto raccogliere un ramoscello. Che torna sempre da lì.
No, qui al focarello. Ah, è vero, sì, facciamo il coltellino. Brava. Che dopo andiamo a prendere il cinghialotto. Questo qua, coltello da scogliatore. Esatto. Esatto. Continua per produrre. E adesso torniamo da lei. Bene. Direi che ci sai fare. Ora devi andare a cercare una preda. Va bene. Proprio così. I cinghiali in questa zona sono aggressivi, ma sono un ottimo pasto. Cacciane uno, macellalo e preparati delle razioni. Va bene. Il pensiero di quelle bistecche mi fa venire l'acquolina in bocca. Anche a me. Altro che gallette. Qui c'è, come potete vedere, l'ultimo dei miei cani. L'ultimo dei miei. Moicano, no Moicano. Beh, miei cani, stiamo là. Ecco, cinghiale. Cinghiale, maiale, setoso, uccello. Aia, che bella. Ah, è vero, dobbiamo usare il coltello. Dobbiamo mettere il coltello. Io uso. E da quel momento in cui hai equipaggiato gli oggetti, scuoia, falcetta, fa cose. E qui miglioriamo tante cose. Cominciamo a migliorare la scogliatura, il cucinare. Ma fa un sacco di cose su sto gioco. Abbiamo detto che dobbiamo fare le razioni. E due, produci. Produci. Fatto due bella bistecca. Ho fatto due biscottine. Adesso. Non c'è nulla di meglio del profumino di carne fresca che arrostisce sul fuoco. Comincio ad avere fame anche io. Io non ce l'ho più. Ora sai come trovare da mangiare. Ok, porta a termine la missione. Probabilmente ben presto vorrai andare a visitare l'insediamento di Privalu. Volendo. Ma qui c'è ancora da fare. Quindi la gente qui non muore? Lo so, sembra assurdo, vero? C'è qualcosa sull'isola. Questo azot blu che vedi è quello a riportarci indietro. Ma non sempre funziona. Alcune persone sono morte. Alcune tornano perdute o corrotte. Perché la tempesta è un problema? Quella tempesta era la corruzione, il male puro. Elimina tutte le navi che si avvicinano o cercano di andarsene. Ma oggi è stata la più spaventosa che io abbia mai visto. La tua nave è stata solo una delle tante a essere distrutte e dobbiamo controllarle tutte. Allora, io su questa frase direi che non è che spicca di originalità la cosa. La tempesta, il nero, la corruzione, il male. Ma mai sentite queste cose? In prima luce è tradizione registrare tutti i naufragi su questa riva. Come una sorta di memoriale. Vai a raccogliere tutti gli oggetti che riesci a trovare. Se vedi tracce di corruzione, gira all'arco. E scappa. Adesso praticamente allora, andiamo. Qui abbiamo un rapporto che parla appunto di ciò che loro hanno visto. K, abbiamo due punti. Ah, e forza. Io direi tutte e due costituzione, più vita. Sì. Un po' più, ci serve un po' più resistenti. Poi qui abbiamo trovato questa. La custodia, cioè trovato, ce l'ha data lei. Apri. Oh! La camicia e un abito. Vestito, direi che vestitino. Devo mettere il vestito. Che dici? Che brutto. Vedi che brutto, ma brutto. Mette il pantalone, è meglio. Direi che si mette una maglietta. Sì, è un pantalone, ecco. Sì, è più carino. Sì, che cos'è questo? Sono più maschi, è una la zaina di cinghiale. Oh, perché serve? E fa qualcosa. Vabbè. Nel crafting servirà per qualcosa. Ok, andiamo verso. Che dobbiamo fare per lustra i relitti in cerca di resti e documenti. Praticamente andiamo su quella nave, no? Qui intorno, vediamo. Dobbiamo assicurare che adesso se possiamo raccogliere qualsiasi cosa troviamo. Allora, prima luce, mappa. Abbiamo un punto reputazione dei territori, ovvero in ogni territorio che noi troveremo prenderemo punti da poter distribuire qui. Ok, qui in questo momento qua possiamo scegliere tra
un 5% di reputazione del territorio in più ogni volta che famo qualcosa, 3% di esperienza in più, oppure il 5% di raccolta in più. Io prenderei l'esperienza, sì, che mi sembra... Mm-mm. Siccome abbiamo livellato, 2 punti, forza, destrezza. Sì, c'è tutto... Perfetto. Allora, dice che qui c'è qualcosa. Cioè, anch'io avevo visto qualcosa dall'altra parte. E ora ci andiamo. Qui c'è, eccola, la cassa. Via. Ok, questo sta a dormire, è vivo, è morto. Vabbè, non avevo mai visto. No, ecco a te. Lei che desidera, mi scusi. Non l'avevo proprio visto. Ok, andiamo qua su. Sarà qua? Un po'. Vedete come c'è, si arrampica? È figa stanza. Sì, infatti, è comodissimo. Ma è qui sotto, se non mi ricordo male, qua dentro, sì. Mm. Sì, ecco il documento qua. Ok. Mo dobbiamo uscire da qua. Allora, non mi ci trovo benissimo nel ruotare, perché devi girare veramente tante volte col mouse. Prima o poi cercherò di far funzionare il joypad. Salve, liscio, preso. Ma non si fanno queste cose. E devo andare di qua. Scusi. Non abbiamo trovato noi. No, noi in questo momento abbiamo trovato una pozione che io metterei qua sul 4. Non si sa mai. Si sa mai. E poi abbiamo trovato delle frecce. Mm. Beh, vedi. Oh, no. E qui dice che c'è qua, credo. Sì, il documento. Eccoli lì. Ah. Aspetta, che io l'ho lisciato. Ti picchio. Questo mi ti dà un po' di soldi. Questo ci ha lasciato i proiettili in ferro. Ok. E di qua. Ma perché non hai potuto prenderlo? Sì, no, basta che lo leggi. Guarda, guarda questo. Spada, scusa. Aio. Non si picchia alla schiena la gente. È una signorina principalmente. Allora, ci avremo da mettere dei punti, però. No, devo prima cercare l'altro pezzo. Non se ne sbaglio di qua. Eccoli lì nascosto qua dentro. Sì. Ok. Dobbiamo seguire il 2. No, in 1. Sta rinascendo questo, appena rinasce. Parato. Quindi devo andare ancora dritti. Ah, sull'altra isolotta qua. Raccolgo. Selce. Qua. L'acqua alta. Ok. Punteggio di mappa si è proprio dritto. Sì, intanto mettiamo, però qui abbiamo il talento per la spada. Potremmo dargli un attacco pesante riuscito, ti fornisce un 30% di potenziamento. L'attacco pesante è quello, rimani premuto e non filzi. Se no qui che cosa è? L'ultimo attacco della catena di attacchi leggeri causa 20% di rallentamento per 2 secondi, oppure mettendo a segno un attacco pesante perderai un depotenziamento. Oppure questa che è collegata, lama rotante, caso 500, non mi mettere questa. Lama rotante, direi che è buona. Cioè, quando usiamo lì l'abilità che fa trottolino. La rotellina, è famosa inguina. Fa una trottolino, trottolato. E da da. Salve. E io mi paro. Quanta violenza. Ah. Allora, di qua, questo per raccogliere dal falcetto. E poi... Poi ci faremo anche il falcetto. Cosa mi ha dato? Frecce e proiettili. Quanta gente! E c'era un fossiero bello qua, eh? E guarda qua. Ok. C'è questo forziere qui. Mi piace troppo il più una mappa lacerata. Vabbè. Più lacerata. Questo un attimo. Poi c'è l'altro fossiere qua. Ok. E c'è questo, sì. Le scorte. Ok.
e dobbiamo andare di qua. Quanto è lontano? 200 metri. Dove starà? Dall'altra parte? Sì, su quell'altro isolotto, credo. Trovate la navetta? Ma che si avevamo già fatto. Posso assicurare che a grafica un po' più alta l'acqua pure è figa da vedere. Adesso sì. È un po' così. Ma cos'è il livello 4? Ma muore come se non fosse. Noi siamo a livello. No, dopo tu dico. No, tranquillo. Aio. Ok. Qui, dritto dritto. Credo su quella nave, c'è qualcosa da fare. Sì, nel tocco di là. Dove ce l'ha, è sopra bella. Sopra, dove ce l'ha bandiera. Poi sì. Torna dentro. Aspetta, come se questo, questa qui. Ciao, lo so letto. Ciao. Deve andare là nel allora, tocco cominciamo della da qui. C'è una bandiera da prendere qua, sì, bandiera della nave. Prendiamo la bandiera. L'unica cosa che non mi piace tantissimo è che è molto lento per raccogliere le cose, secondo me. Sì, vabbè, gli hanno messo. Vero? Non è velocissimo. Sì. Credo che sia proprio una scelta per rendere le cose un pochino più carine da vedere, però sì. Alla lunga l'animazione può essere un po' fastidiosa. Ok, abbiamo fatto tutto, dobbiamo andare a riparlare con Gelsomina lì. La signorina. Messo, salve, mi faccio la capretta, c'è la capretta di montagna io. Io vedo le cose più sbelluccica dappertutto. Le selci da prendere, le cose, però beh, per ora non ci interessa raccogliere più di tanto. Corri. Sta diventando notte. Ah, vero. Lei dirà che devono trovare un posto. Sì, è figo pure questo, c'è il ciclo giorno-notte nel gioco. Sì, è come lo vuoi la stessa cosa, no? In questo momento Sì, sì, anche lì. Hai c'è fatto il sol, la pioggia, tutto. Di quelle navi e per prima luce. Vorrei poter tornare all'insediamento come se niente fosse. Ma non possiamo far finta di niente. Porta a termine, ci ha dato un arco. Abbiamo fatto il livello 5. La tempesta che ha preceduto il tuo arrivo ha tinto i cieli di Cremisi. Era la corruzione incarnata, te lo dico io. Allora, da dove proviene la corruzione? Alcune persone affermano di saperlo. Cosa sta facendo quello? Io non ci credo. Forse dalla parte pura dell'anima di una persona. Gli stanno dando qualcosa. Guarda le cose degli altri. So soltanto una cosa. Trasforma gli uomini in mostri. La corruzione è ancora in giro? Sì, ed è la vera minaccia alla quale bisogna fare attenzione. Ogni traccia è un flagello per l'insediamento. Non si poteva girare per parlare con noi invece di rimanere. Scusi, sì. Vuoi che dai un'occhiata? Mi dispiace chiederlo a te. Ma con che faccia mi dici che ti dispiace? Vai a dare un'occhiata. Va bene, sì, ciao, attenzione. Va bene, allora con Jay abbiamo il diario dove abbiamo tutte le cose, storie principali, luoghi, le storie secondarie, perché ci sono queste secondarie, quindi tutte quante le cose. Ok, abbiamo altri punti da distribuire, vai, forza, destrezza. Poi cosa c'ha da? Oh, che cos'è questo? Un guante di piastre, meglio mettiamolo. Di nulla. Che cos'è questo? Poi? Oh, pure l'elmo abbiamo trovato. Ah! Oh, dai. Un po' più protettivo. Poi l'arma secondaria e la zuppa. Questo 120, questo 129 e le frecce che vanno messe qui. 29 sono tanti. Poi questa che è roba da mangiare. Il tannino. Roba buona. Roba da utilizzare per crafting di qualche cosa. Ok. Quindi allora col numero 2 mettiamo l'arco. Vedete come dicevo prima, non potete fare. Fatto arma principale, arma secondaria, è carina anche questa storia. Ma infatti. Allora, noi dobbiamo andarcene di qui. Andiamo,
devo cercare un posto da... Che dopo fa? Indaga presso la grotta. Ah, è vero. E l'altra volta ci abbiamo messo un po' di più. Sì, facciamo subito prima che arrivi la notte. Non ti piace andare nella grotta di notte? No, direi... Vabbè, qui nel frattempo se noi ci fossimo craftati l'accetta, le cose, potevamo raccogliere le legno, fare cose. Quindi per adesso noi stiamo facendo poco, però... Il cinghiale non... Facciamo finta che non ci siamo visti. Dici non mi vede, non guarda. Tu non vedi me, io non vedo te, stiamo a pace. Grotta dell'Alta Marea, mappa. Devi girare. Riproduzione del territorio, cioè abbiamo qualcosa da mettere? No. No, i punti prima come abbiamo messi? È venuto fuori. Era qua, riproduzione del territorio. Sì. Ah, qui c'era uscito fuori che c'avevamo... Se non è uscito niente perché non c'abbiamo niente. Non c'abbiamo nulla. La grotta sta qui. Sì. È appena ripoppato questo. Salve, salve, sì. Buongiorno. E sulla tua spalla c'è un altro. Le fanno così. Guarda questa che deve sparare, le cose cioè deve tirare roba. Liscio. Dai. Ti buco la difesa e ti picchia. Ok. Vedi, non è proprio semplicissimo il combat. Cioè devi prendere un attimo la mano. Poi per me che queste cose non c'è più molto. Salve. Io. Ce la vedo, avendo potendo usarla le flecce, è una bella cosa così. E allora dillo che mi devi tirare le cose, eh? Mangio. Mangio un pezzo di pane. Allora, in base a ciò che mi dice la mappa, devo andare qui. Sì. Buongiorno. Tutto a posto da sta parte? Venga qui lei. Questo c'ha nascia domani in mano. È brutto, sai. Sono queste cose. E che buco. Mezz'oretta ce la fanno a tirarlo giù. Ma quello è un albero. No, un dice velo. Non andare là sotto, ti ricordi? È vero. Sconfiggi il cappellano che hanno appena ammazzato, sospetto. Quindi noi intanto ci abbiamo la roba. Forziere di armi. Che ci dà di bello? Lo stocco e la lancia. Eccolo. E eccolo. Cos'è? Brutto. Il cattivo. C'è qualcuno che sta sparando da sopra. Sì. Vabbè, noi come dico finta di tancarlo. Il cannolino suo. Il tasto. Sta arrivando pure un altro. Il tasto. Vabbè, questo sul mare. Narco contaminato. Ok, ce ne possiamo andare da qui prima che ripoppa sì, tutto, infatti, e poi vediamo quello che abbiamo trovato. Intanto mi mangio qualcosa. Buono? Un pezzo di pane secco, credo. Sì, abbiamo un punto maestria, lo so. Sì, in dopo calma, mettiamo tutto. E corri. Salve. Quella bagatta. Quella bagatta. Non ha visto lui, lui non ha visto me. Lish, ti pio. Aia. Questo so se me ne vado. E dopo la difesa. Ok. Vedete qualcosa? Qualcuno è bello tosto. No, beh sì. Non ok, qui che non c'è niente e nessuno, direi che mettiamo il punto che ci avevamo. Allora, qui che cosa abbiamo? Mobilità. Movimento di un 33% più veloce mentre pari, che non è male.
Oppure quando pari un attacco ottiene un accumulo di potenziamenti che aumenta i danni al 3% per 5 secondi e è accumulabile 5 volte. Non è brutto. Colpo con salto, salta 6 metri e infligge il 135% dei danni da arma. Questo è carino. Buono. Io prenderei questo. Infatti. E ce lo mette sulla R. Diciamo essere... allora, qui abbiamo un arco da 113, è peggio di quello che c'è noi. Poi una lancia. No. Lo stocco, se non mi ricordo male, è un'arma a due mani. Vediamo un po'. Lo stocco sarebbe l'arma quella modello sottile, francese, tipo da D'Artagnan, sta roba qui. Posso riavere la mia spada modello barbaro, grazie. Sì, meglio. Sì, invece lo trovo meglio. Ok, possiamo tornare a parlare con lei. E la prima parte del video, sì. Cioè il primo video, può tranquillamente terminare qui. Con questo è New World, downgradato per via della registrazione, che poi spero sia venuta, no? Io mi faccio segnare la croce, lo scopriremo solo vivendo. Abbiamo fatto tanto di quelle volte, no? Faccio più, e non abbiamo potuto caricare. Pezzo, basta, vai a vedere il resto. Sì, perché veramente è interessante. Andare avanti. Però se non riusciamo ad andare avanti è un casino. Avevo ragione, vero? Sì, c'hai ragione. In quella grotta c'era la corruzione. Tutto c'era. Hai avuto coraggio ad affrontare. Grazie. La luce non può più permettersi di ignorare questa minaccia. Se la corruzione riuscirà ad approdare sulla spiaggia, arriverà alle porte dell'insediamento in pochi giorni. L'insediamento deve essere avvertito. Certo, hai ragione. Dove da poco diceva? L'insediamento dovrebbe iniziare a fare i preparativi. La situazione potrebbe peggiorare. Bisogna portare subito la notizia alla commissaria. Secondo me quella che mi sta vicino è perfetta. Tu, vai! Sì. Qui hai fatto tutto quello che c'era da fare. Porta questo messaggio alla commissaria Oaks e poi goditi un po' di meritato riposo. Ecco. Te lo meriti. Immagino come arrivo là, allora, esplode tutto. Direi andiamo lì. No, lasciamo qui e lì ci andiamo col personaggio, quello principale. Ah, è vero, sì, ok. Allora, nascondiglio di provviste, così. Nascondiglio così, tamaruba fondamentalmente, non è un nascondiglio. Allora, che cosa ci abbiamo? Ma le gallette, vabbè. E no, lui diceva che avevamo i punti. Avevamo due punti, quindi così e così, a posto. Quindi... dall'isola temeraria del vulcano assetato di sangue, è tutto da soletta, è tutto. Fateci ci vediamo sapere la prossima volta, fateci sapere se vi piace il gioco, sì. Se non vi è piaciuto un like, cosa ne pensate, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, come lo è, se ci state giocando, sì, è vero, no? Se già state giocando, prossimo video vi faccio vedere su che server c'ho l'altro personaggio, così volendo è se vero volete, se possiamo... qualcuno di voi volete giocare insieme a noi a un livello bassissimo, perché noi stiamo ancora indietro, perché appunto non abbiamo avuto i problemi di registrazione, infatti. Detto questo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, lasciate un like, condividete e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Bella per tutti, ci siamo visti, ciao!